Epilogo, non c'è dubbio, amaro in Fausto, ma squadra e tecnico hanno fatto il massimo, campionato da incorniciare. Col Verona, primo tempo è vero, sottotono, ma terminato a reti bianche, con paradossalmente zero interventi da parte di Fiorillo. Decisamente meglio l'avvio di ripresa, a fare la differenza agli episodi. Silvestri compie un'autentica prodezza su Mancuso, dopo una manciata di minuti Di Carmine gela l'Adriatico dal dischetto. All'ultimo respiro Bellini, subentrato a Crecco, fa il movimento giusto, ma spedisce alto. La partita è tutta qui. La scelta, venti dal termine, di avvicendare Sottil tra i più attivi con Campagnaro, difesa a tre, continua a far discutere. Probabilmente una risposta alla 4-2-4 di Aglietti, che poco prima aveva tentato il tutto per tutto inserendo Pazzini al posto di Colombatto. Non ci sarà mai la controprova. Resta invece la beffa di aver subito il gol decisivo nel momento forse più propizio. Toccante il congedo di Pillon, persona d'altri tempi per educazione e stile. Come tecnico parla, piaccia o no, la sua carriera. Decisivo lo scorso campionato, in un momento a dir poco critico, 11 punti in 9 partite, salvezza centrata. Quest'anno il merito di una grande stagione, 55 punti in 37 gare, playoff compresi, media punti 1,48 a partita. Peccato per l'epilogo, è comunque una stagione d'applausi, senza se e senza ma.